in compagnia del professor Luca Lazzarini del Politecnico di Milano. Oggi inizia questo interessantissimo progetto, tanti giovani provenienti da un po' tutto il mondo qui a Martinsicuro per studiare il nostro territorio. Come si svilupperà, professore, questo progetto? Allora, è un laboratorio di urbanistica nel corso di laurea triennale in progettazione dell'architettura presso il Politecnico di Milano. È un corso semestrale, quindi per sei mesi gli studenti lavoreranno sul territorio di Martinsicuro, prima con un lavoro di analisi del territorio, delle principali sfide, questioni, punti di forza e punti di debolezza di Martinsicuro, e poi con una seconda parte più progettuale dove gli studenti, i gruppi di studenti elaboreranno degli scenari progettuali per, come dire, in qualche modo guidare la comunità locale verso la risposta, come dire, la mitigazione, il contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici. Questo è il tema principale, lavorando, diciamo, su due questioni primarie, che sono il tema dell'erosione costiera, quindi l'innalzamento del livello del mare, le mareggiate, un fenomeno, come dire, che sta restringendo sempre di più la battigia, e un secondo tema più legato alla rinaturalizzazione degli insediamenti. Quindi sappiamo i benefici multilivello, multidimensionali del verde pubblico e della natura, anche per il contrasto, appunto, ai cambiamenti climatici. Con il sindaco Massimo Vagnoni parte ufficialmente questa collaborazione con il Politecnico di Milano. Come è nata questa idea e quali sono gli obiettivi? È un percorso che è iniziato con una richiesta che è stata fatta dal Politecnico, che abbiamo accolto veramente con molto entusiasmo. Per noi è un motivo di orgoglio che abbiano scelto veramente la nostra località da studiare. Ci auguriamo e siamo sicuri che arriveranno anche delle idee e delle proposte per il futuro della nostra città. Noi la stiamo amministrando pensando a quello che sarà Martinsicuro nei prossimi decenni, e quindi poter avere delle idee da questi ragazzi che vengono da ogni parte del mondo, che vedranno il nostro territorio, le nostre bellezze naturali, ci daranno degli spunti per come migliorarla, veramente è un motivo di orgoglio per tutti quanti noi. Con l'assessore all'urbanistica Alessandra Pulcini. Assessore, nasce questa bellissima collaborazione con il Politecnico, iniziamo a progettare la Martinsicuro del futuro. Sì, sono molto contenta perché ci ho lavorato tanto e ci tenevo, insomma, a portare a casa questo risultato sicuramente speciale per il territorio con il Politecnico di Milano, e ovviamente è un elemento, insomma, di favore, perché alla pianificazione urbanistica che stiamo già studiando e redigendo è stata trovata molto interessante ovviamente dai docenti del Politecnico, e quindi è sicuramente una coesione che migliorerà qualsiasi idea, creatività per lo sviluppo futuro. Ovviamente uno sviluppo improntato sia a migliorare, insomma, il turismo, la parte sociale, la parte economica, ma in modo equilibrato, insomma, in piena sinergia con la tutela ambientale. Quindi ci aspettiamo grandi cose da questa collaborazione.